Bentrovati a speciale lezioni verso il voto del 25 settembre, in questo caso il voto per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Abbiamo avuto tante presenze nel corso degli spazi quotidiani di informazione, spesso anche in contraddittorio. In questo caso abbiamo due candidati di Unione Popolare, uno per la Camera e uno per il Senato. Li ringrazio, li saluto. Grazie per essere con noi. A Domenico Cosentino, candidato alla Camera per Unione Popolare in due collegi plurinominali, come capolista in quello di Ragusa-Siracusa e come secondo alle spalle della deputata uscente Simona Soriano nel collegio plurinominale di Catania. E Luca Cangemi, che invece è candidato nella Sicilia orientale nel collegio plurinominale del Senato. Allora, Unione Popolare è, come dire, una di quelle liste, ovviamente dalla fortissima identità, però certo che a volte vengono un po' anche emarginate nel dibattito, nella narrazione pubblica, perché così vanno le cose, si potrebbe dire, ma ora cercheremo anche di capire perché. Intanto qualche piccolo elemento di informazione, poi andiamo subito ad affrontare i temi. Unione Popolare ha come leader De Magistris, l'ex sindaco di Napoli, con il suo movimento DEMA, che dovrebbe stare per democrazia e autonomia, Autonomia. no? Anche se Sì. qualcuno lo associa, insomma, al suo nome e cognome, ma in qualche modo c'è questa coincidenza. E poi è un'aggregazione comunque della quale fanno parte partiti come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, che già si è presentato alle elezioni del 2018 superando l'1%, e che a sua volta nasce dalla esperienza del centro sociale Gesù Pass di Napoli, perché anche le cronache un po' ci hanno raccontato questa bella gestazione di esperienza sul territorio. Poi c'è Manifesta, invece, un gruppo, un movimento nato per via parlamentare, con quattro deputate, mi pare tutte donne del Movimento Sì. 5 Stelle, che uscite da questo movimento hanno fondato Manifesta, e una di queste deputate è proprio candidata, Simona Soriano, che abbiamo citato, che è catanese siciliana, però fu sostenuto anche da due senatori del Movimento 5 Stelle. E oggi, e chiudo con questa premessa informativa. Anche una senatrice, Paola Nunes. Ah, Paola Nunes, sì. E poi, e chiudo con questa premessa, comunque la vostra lista, comunque anche dei sostegni in qualche modo significativi. Intanto mi pare che ci siano degli indipendenti anche nelle vostre liste, no? Storici importanti, cioè diplomatici, e poi ci sono sostenitori anche di grande livello, per esempio come l'ex vicepresidente della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, no? Bene, allora, Unione Popolare, cosa si propone di fare? Perché chiede il voto il 25 settembre? Cosentino. Ma sicuramente il paese, il popolo, ha bisogno di far sentire la propria voce in tutte le sedi istituzionali, a partire dal Parlamento, perché questo Parlamento ormai da molti anni non è più rappresentante del volere popolare, dei bisogni popolari, dei diritti dei cittadini. Viene utilizzato solo come strumento di ratifica di decisioni prese o dal governo, come è successo prima con Monti e poi adesso con Draghi, la famosa agenda Draghi, ma anche come strumento di ratifica dei voleri sovranazionali come quelli della Commissione europea. Dentro questo quadro vi sono diverse soggettività che soffrono, contratti che non si rinnovano, sfruttamento nei luoghi di lavoro, fino addirittura a casi di schiavismo, venir meno del ruolo pubblico nella gestione dei beni comuni, diritto alla salute, diritto alla scuola, diciamo, anche un ruolo internazionale, che sarebbe importante in questo momento che l'Italia svolgesse una funzione autonoma rispetto ai percorsi di guerra che stanno facendo tanto male, non solo al nostro popolo, ma in generale a tutta la comunità internazionale. Quindi c'è bisogno di una voce che in questo momento non c'è, perché il quadro parlamentare è un quadro omogeneo. Sostanzialmente centrodestra, centrosinistra, forze cosiddette autonome, fanno le stesse cose, votano le stesse cose. Quindi Unione Popolare perché si pone come elemento di rottura rispetto a una chiusura del quadro istituzionale, quindi la società dal basso, il popolo deve riprendere la parola, perché se non c'è questa ripresa di parola non c'è cambiamento. Bene, grazie a Cosentino. Luca Cangemi, allora proprio partendo da alcune delle cose dette da Cosentino, no? Quindi l'accenno ai temi programmatici molto più importanti, no?
e rapportandoli anche alla identità, no, di questa aggregazione. Mi riferisco in questo caso a Rifondazione Comunista, che ne è una parte, no, una componente, ed è però un partito storico, strutturato, con una sua storia ormai pluridecennale. Ma se questi temi oggi li portate avanti voi con questa aggregazione, e ovviamente sono stati sempre i temi tipici di Rifondazione Comunista, no, che però ovviamente sul piano anche dei numeri della rappresentanza ha sempre visto ridursi sempre più, no, la propria presenza, e quindi questi temi perché si sono persi per strada? Cioè, perché quelli che avrebbero dovuto difenderli evidentemente non lo hanno fatto? Perché gli elettori non sono riusciti a mantenere nel dibattito pubblico e nella propria domanda elettorale questi temi che pure sembrano, come dire, abbastanza ampiamente condivisi e condivisibili? Sì, è una domanda molto complessa che, diciamo, allude alla storia degli ultimi perlomeno 15-20 anni. Io direi così: Unione Popolare rappresenta innanzitutto una novità, nel senso che sicuramente è la novità di questa campagna elettorale, però è anche sicuramente erede di quello che c'è stato di positivo in questi, per noi in questi anni, cioè tante lotte sociali. Il paese è stato colpito da politiche neoliberiste molto profonde, molto gravi, molto pesanti dal punto di vista delle conseguenze. Però queste politiche non sono rimaste senza risposta dal punto di vista sociale. Parto da qualcosa che mi riguarda direttamente come appunto insegnante. La controriforma della scuola, già diciamo così, avviata molto prima, ma poi pesantemente attuata dal governo Renzi e proseguita dai governi successivi, che non hanno, nonostante le promesse ad esempio dei 5 Stelle, mai abolito la controriforma della scuola, ha avuto una grande risposta di opposizione da parte degli insegnanti e anche da parte degli studenti. E così possiamo parlare delle lotte nel mondo industriale, l'ultima quella del GKN, e possiamo parlare delle lotte sui diritti civili, delle lotte in qualche modo vincenti anche dal punto di vista istituzionale sui beni comuni, pensiamo all'acqua. Tutto questo però non ha mai negli ultimi anni ricevuto una rappresentanza politica. Cioè nel Parlamento non sono mai entrate negli ultimi anni appunto delle forze che fanno riferimento a queste lotte. Ecco, Unione Popolare tenta di fare questa operazione, mettendo assieme indipendenti, io ad esempio sono un indipendente, partiti come Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, che sono state dentro queste lotte, esponenti dell'associazionismo, esponenti del movimento sindacale. È un esperimento importante, importante per le lotte che rappresenta, ma importante anche, direi, per la democrazia, perché la democrazia stessa, il confronto sociale, politico, culturale di questo paese, se non c'è una rappresentanza di queste forze, non riesce a svilupparsi. Chiaro, grazie. Ma partiamo proprio da questo, Cosentino. Perché è avvenuto questo? Perché questi temi, pur così sentiti, pur così forti, no, nella realtà sociale, non sono riusciti ad emergere nella rappresentanza? C'è una democrazia malata che non funziona, con delle distorsioni interne, o è un tradimento da parte di chi ha raccolto voti per poi destinarli su altri piani programmatici? Allora, credo che gli elementi da lei accennati abbiano concorso a creare una situazione patologica della nostra democrazia, soprattutto dal punto di vista degli assetti istituzionali e costituzionali. La restrizione della rappresentanza, questa legge elettorale così, che determina una scelta dall'alto dei rappresentanti popolari, noi avremo dei nominati, no? Decisi dai segretari dei partiti, non scelti, non c'è la preferenza e così via discorrendo. E quindi vi è una situazione malata, ma anche la riduzione della rappresentanza, per cui un territorio rischia di non essere letteralmente rappresentato da nessuno, e anche questo è un vulnus che penalizza i bisogni. Per esempio, pensiamo ai territori più deboli, pensiamo alle economie più marginali, soprattutto al sud questo avviene spesso. E quindi sicuramente c'è stata una volontà
di chi in alto ha determinato con la fine della Prima Repubblica, all'inizio degli anni 90, un mutamento del funzionamento e dell'organizzazione dell'istituzione. Penso all'elezione diretta del sindaco, penso al ruolo dei governatori, che hanno avuto, a mio avviso, una funzione sbagliata anche nel momento in cui c'è stata la lotta al Covid. Si è creata una situazione ingovernabile, mentre noi avevamo bisogno di una direzione nazionale di lotta al Covid, di ricentralizzazione della battaglia per la sanità pubblica, di garantire il diritto alla salute per tutti. Lo stesso discorso vale per i sindaci e così via. Quindi vi è stato in questi 30 anni un meccanismo che si è illuso che, dando più poteri a chi sta in alto e negandoli a chi stava in basso, i consigli comunali, i territori, eccetera, le cose funzionassero meglio. È successo il contrario, no? Questo è il primo elemento. Secondo elemento, vi sono molte forze politiche che a questa cultura di falso cambiamento, sostanzialmente di svuotamento dei poteri dei cittadini, di controllare, di partecipare, di affrontare i propri problemi nelle città, nei territori, nelle campagne, ci sono state molte forze politiche, penso soprattutto al Partito Democratico, che è stato l'alfiere di questi mutamenti. Rosatellum, a proposito di una polemica che si è sviluppata in questi giorni tra Letta e la Meloni, il Partito Democratico, alla destra andava bene però questa riforma del Rosatellum, no? Infatti ne uscirà avvantaggiato dal risultato, però il Partito Democratico, il centro-sinistra, ha favorito un mutamento sbagliato, che è un mutamento anche che colpisce nei luoghi di lavoro, perché in molti luoghi di lavoro i lavoratori non riescono più a essere rappresentati, perché se tu non hai un sindacato che ti rappresenta, cioè basta un sindacatino che fa il contratto di lavoro, quello vale erga omnes. Quindi il tema dei diritti, il tema del funzionamento della società, del mutamento che abbiamo avuto nella Repubblica, ci abbiamo a una Repubblica presidenziale, no? Ci abbiamo pericolosamente anche a una revisione della Costituzione, un fatto gravissimo. Ora affronteremo anche questo aspetto. Allora, e quindi hanno concorso vari elementi su cui noi rimaniamo fedeli alla Costituzione, alla sua attuazione, a una Repubblica antifascista nata dalla Resistenza, perché quel modello lì segna una diga invalicabile di rispetto dei valori, di una società solidale, di un'Italia unita, che invece verrà divisa dalle autonomie differenziate volute sia dal centro-sinistra sia dal centro-destra. Ora affronteremo anche questo tema, è un po' per chiudere questa prima parte, perché ci sono degli elementi di analisi anche molto interessanti. Mi pare che emerga un doppio livello di problemi, no? Da una parte ovviamente c'è la vostra identità programmatica, che è netta e chiara, no? E però dall'altra poi il fatto che si prende atto che voi dovreste rappresentare, dico voi, ma varrebbe per le stesse posizioni per chiunque, molto di più di quello che invece accade, forse a causa di disfunzione di sistema. Abbiamo parlato delle leggi elettorali, ma forse potremmo anche parlare dello stato dei partiti di oggi. Cosa sono oggi i partiti? Quei partiti citati ovviamente dall'articolo 49 della Costituzione come strumento dei cittadini perché possano liberamente associarsi, ma oggi sono questi i partiti nell'esperienza storica italiana, o forse sono altro? E potrebbe essere questo uno dei problemi fondamentali e preliminari poi alla possibilità che non ci sia questa distorsione, no, tra domanda di temi sociali e loro rappresentanza? Io sono d'accordissimo su questo. Questo è uno dei punti proprio di corruzione, non solo corruzione come reato, ma corruzione dal punto di vista del clima morale del Paese, i partiti trasformati in comitati elettorali fondamentalmente. A questo, diciamo che è un elemento appunto sistemico, generale, io aggiungerei un elemento che sta per chiudere questo discorso, che è fondamentale nella storia italiana. La storia italiana, come quella di nessun altro Paese europeo, ha avuto un elemento di distorsione pesantissimo per il ruolo del PD e prima PD e SDS, perché quel partito, che per la sua storia, diciamo, in qualche modo era visto da larghe masse come un punto di riferimento, sostanzialmente tradendo
perché il termine magari non dovrebbe essere utilizzato, ma non ne trovo un altro, tradendo le sue ragioni e tradendo quegli interessi, sostanzialmente ha creato un elemento di grande confusione. E quindi, venendo il PD identificato come sinistra, la dialettica destra-sinistra è stata scardinata dal conflitto sociale. Questo è quello che è successo in Italia. E non si spiega un movimento come 5 Stelle che in qualche modo alludeva a temi sociali, però appunto scardinati alla dialettica destra-sinistra. Questo non è accaduto in nessun altro paese d'Europa. Perché anche stesse esperienze come Podemos poi si sono collocate chiaramente a sinistra dentro una tradizione. Noi abbiamo avuto il grandissimo piacere di ospitare nei giorni scorsi, anzi nelle scorse ore, Mélenchon, e sostanzialmente questo ci fa vedere la grande differenza che c'è fra Italia e Francia, perché la Francia, che pure ha attraversato un momento di profondo cambiamento della sinistra, però ha mantenuto sempre una sinistra di riferimento. Ecco, Unione Popolare vuole ricostruire una sinistra di riferimento del popolo, dei settori popolari subalterni. Ecco, è importante questo riferimento, così ci chiariamo anche nella realtà storica proprio di questi giorni, di queste ore del dibattito elettorale. Ecco, forse l'esempio di Mélenchon ci aiuta anche a capire che in effetti anche in Francia, se il Partito Socialista è quasi scomparso, soppiantato, ecco, da esperienze come quella di Mélenchon, forse ciò ci dice però un'esperienza che i partiti che dall'inizio non hanno anche lì una buona condizione di salute, anche se poi le risposte possono essere più o meno efficaci. Da noi sono quelle che sono, no? Poco efficaci. E allora, ecco, Giuseppe Conte, tralasciamo il primo governo con la Lega, ma poi quello in cui in qualche modo avevano definito punto di riferimento dei progressisti, poi ha sostenuto il governo Draghi, ma comunque in qualche modo ha contribuito a farlo cadere. Ma in questa settimana di dibattito elettorale cerca di accreditarsi come un leader di sinistra, a sinistra del Partito Democratico, quindi in qualche modo in quello che dovrebbe essere il vostro campo. Però Mélenchon è andato da voi, no? Al Quadraro a Roma, in Piazza dei Consoli, è venuto solo per voi, solo per De Magistris, no? Come leggere nella cronaca di questi giorni questo snodo del dibattito? Ma io credo che ci sia stato un tentativo da parte del Movimento 5 Stelle, in particolar modo di Conte, di darsi una patente internazionale, una copertura internazionale, perché quando si va, soprattutto per un paese importante come l'Italia, che ha un ruolo, diciamo, di primo piano nello scenario internazionale, penso anche alle vicende della guerra, tu non puoi ragionare in maniera provincialistica, no? Come dire, delle cosucce. E i 5 Stelle da questo punto di vista hanno avuto un passato pieno di contraddizioni, perché sono andati da né destra né sinistra, dai gilet gialli, no? Adesso addirittura penso a quello che è stato il ruolo di Di Maio come ministro degli esteri, schierato pesantemente a favore degli armamenti, dell'invio delle armi nella guerra in Ucraina. È chiaro che lì c'è una mancanza, una deficienza che i 5 Stelle hanno provato e sono andati da Mélenchon, ci sono state indiscrezioni, riportate anche dal Fatto Quotidiano, di questa venuta di Mélenchon in Italia. In realtà le cose avevano una caratteristica diversa. Mélenchon ha una storia assolutamente coerente da molti anni, anche lui è partito da una situazione di consenso debole, no? E ha preso atto, a partire dalla sua storia, che il ruolo dei partiti come dire, socialdemocratici in Europa, in questa fase storica, nell'attuale contesto economico segnato dal neoliberismo, non ha alcuna capacità di incidere. E quindi, come si è visto in Grecia, il PASOK è scomparso, in Francia il Partito Socialista Francese è scomparso. Lo stesso Partito Comunista Francese ha dimostrato una certa inadeguatezza a raccogliere questa volontà radicale di cambiamento che c'è nel popolo, e quindi Mélenchon è venuto a benedire, sostanzialmente, a sostenere questa operazione che stiamo facendo, che non è un'operazione a tavolino, perché ha alle spalle percorsi unitari, storie diverse, culture diverse, accomunate dal no al liberismo, dal no alla guerra, dal no al caro vita, dal sì ai diritti.
Da questo punto di vista, al di là di quello che sarà il risultato, noi stiamo lavorando, nonostante l'oscuramento dei media, ringraziamo da questo punto di vista la vostra correttezza nel dare la voce anche a noi, noi siamo convinti che questa scommessa, che si è aperta ma che è avviata da tempo, che è quella di riunificare le vertenze, le lotte del lavoro, dell'ambiente, contro la guerra, per i diritti universali, per i diritti civili, no? Per la democrazia costituzionale, indipendentemente da quello che succede il 25, è stato avviato un percorso che si pone come riferimento per il dopo. Allora, questa è l'importanza per noi, a cui noi diamo sostanza, a cui diamo forza, a questo. Alcuni l'hanno chiamato esperimento, noi chiamiamo scommessa politica. Era nata il 9 luglio, quando ancora Draghi non si era dimesso. Poi è successo quello che è successo e noi abbiamo lavorato da mesi. Avreste avuto più tempo, però. Abbiamo avuto più tempo. Però questa scommessa, lei ha citato figure importanti, lo storico Angelo Dorsi, molte femministe del movimento femminista, molti ambientalisti che sono dentro questa lista. Soprattutto vogliamo dire, vi sono le lotte operaie, vi sono i movimenti contro la guerra, penso al movimento di Coltano che ha raccolto migliaia e migliaia di persone, no? Per impedire questo obbrobrio di devastazione ambientale, per fare una caserma e così via. Io penso alla nostra Sicilia che vede sostenere questa lista dal fiorfiore del movimento antimilitarista, dei tanti che lottano, che fanno volontariato a sostegno dei diritti dei migranti, di tanti che fanno lavoro sindacale per il diritto all'abitare e così via. Da questo punto di vista lei mi deve consentire di fare un appello, visto che in questo territorio siamo venuti già nei mesi passati, perché non vada dimenticato il caso di Daudà, che veramente io penso che tutti, non solo noi che lo diciamo, ma tutti i cittadini, no? Questa società civile, le istituzioni devono fare tutto il loro dovere fino in fondo perché sia fatta verità e sia data giustizia a questa vicenda terribile che sicuramente è frutto di razzismo, di sfruttamento, di schiavitù. Grazie, noi abbiamo dedicato un apposito spazio d'approfondimento, un'inchiesta giornalistica a questo, cercando anche di scuotere un po' le coscienze già a luglio, dopo una ventina di giorni che ovviamente questa persona, questo lavoratore era scomparso. Ovviamente abbiamo anche denunciato tutte le anomalie che c'erano in ordine alle non indagini, no, su questa scomparsa. Ora cercheremo di seguirlo, ovviamente per quanto ci riguarda facciamo proprio il nostro l'appello, ma speriamo che ovviamente lo recepiscano anche tutti. Allora, torniamo a noi. Le parole di prima a proposito così dell'analisi dei temi politici propri di questo dibattito elettorale si soccorrono anche a proposito del riferimento a Mélenchon, perché il leader di France Insoumis ha detto sempre a Roma che lui non è solo anticapitalista e antiliberista per motivi etici o ideali, ma lo è anche perché questo concetto conformisticamente ormai dilagante è anche contro l'interesse generale. E qui siamo anche alla politica concreta, quello con cui forse è più facile anche dialogare con chi magari è distratto o superficiale. Può essere una chiave di interazione con i cittadini, con la comunità, con la società in questa vicenda elettorale? È sicuramente la chiave decisiva. Mi permetto di dire che forse è anche la chiave decisiva per capire il mancato rapporto con Conte, perché sarebbe stato assai complicato per Mélenchon, che è uomo intelligente ed esperto politicamente, coniugare questo fortissimo appello anticapitalistico, cioè quindi di rottura di questo modello di società, con l'appoggio a chi fino a qualche settimana fa stava nel governo che rappresentava il massimo dell'apogeo neoliberista, cioè addirittura con l'ex presidente della BCE. Tornando appunto alla domanda, sì, il capitalismo è dannoso non solo per una serie di interessi sociali
ben determinati. È dannoso e non funziona, le politiche liberiste non funzionano per l'intera società. Per un elemento essenziale e persino banale, una società che si basa sui tagli dei salari e delle spese sociali è una società che non cresce, è una società che cresce solamente nelle sue punte di speculazione, nelle sue punte finanziarie. L'elemento essenziale che hanno capito anche alcuni che sicuramente non sono marxisti, anche alcuni governi che sicuramente non sono marxisti, è l'allargamento del mercato interno, tanto più in un momento in cui la globalizzazione è oggettivamente in crisi. Quindi un'economia basata esclusivamente sulle esportazioni è un'economia che non funziona. L'hanno capito persino paesi che avevano su questo costruito il loro modello. Quindi costruire un mercato interno e quindi dare sostanzialmente ai cittadini, ai lavoratori, salari e condizioni di vita dignitose in modo da poter essere anche in qualche modo volano dell'economia è l'elemento centrale. Me lasciò, l'ha detto in particolare in riferimento alle pensioni, in riferimento ai salari, in riferimento ad alcune condizioni che sono particolarmente vicine, io direi, alla esperienza comune dei cittadini siciliani. Noi abbiamo per esempio un grande problema sull'acqua, è un problema nazionale. Noi in una situazione in cui sappiamo anche per la questione, per le questioni ambientali, per le questioni dei cambiamenti climatici, abbiamo delle prospettive drammatiche da questo punto di vista, delle prospettive di siccità, delle prospettive di carenza d'acqua, e in queste condizioni perdiamo, perché le condutture, perché le reti sono vetuste, il 50, il 60%, probabilmente il 50% a livello nazionale, il 60% e forse più a livello della Sicilia. E allora un grande progetto di adeguamento, un grande investimento pubblico di adeguamento delle reti idriche sarebbe qualcosa che risolve un problema anche a lunga scadenza enorme e qualcosa che oggi dà migliaia di posti di lavoro. Ecco un esempio di una politica completamente diversa da quella che è stata fatta, che è, diciamo, l'indirizzo di Unione Popolare. Bene, allora, come si sta svolgendo il dibattito elettorale? Voi che ovviamente anche per vostra, come dire, tradizione di militanza fate la campagna in un certo modo, e quindi il contatto con le persone, il volantinaggio, ma la percezione delle persone è quella della narrazione mediatica, insomma, che Parlamento sarà quello che eleggeremo? Sarà il 19° Parlamento della Repubblica, è quello che ci dicono i sondaggi, con la coalizione di destra o di centrodestra, come la si voglia chiamare, che avrà il 60% dei seggi, perché con il 45-46% di cui è accreditato sul proporzionale significherà 60% dei seggi. Ma intanto diciamo cosa facciamo noi. Cerchiamo il contatto con le persone, con i cittadini, quindi stiamo girando tutti i mercati perché li incontri uomini e donne. Giriamo, siamo anche nelle facoltà universitarie perché sono, come dire, sono le nuove generazioni che sono interessate più di tutti, no? Non solo al presente ma rispetto al loro futuro. Siamo stati anche davanti a tante fabbriche, alla Pfizer, che diciamo sappiamo essere stata penalizzata dal punto di vista dell'occupazione dei propri dipendenti negli ultimi mesi, davanti all'ST Microelectronics. Quindi diciamo il nostro approccio intanto è quello di partire dalla presenza sociale. La sensazione che abbiamo è che vi sia intanto una forte separatezza tra la società e le istituzioni. L'informazione che passa è quella che passa attraverso i media. Non sempre l'informazione è completa e questo a mio avviso sta determinando un indirizzo del consenso, una costruzione del consenso. Non che siano, non voglio dire che siano i giornalisti che determinano il risultato, però il fatto che la televisione ne parli, diciamo affrontando la questione solo dal punto di vista dei ceti politici, delle élite politiche, non dal punto di vista dei problemi che vivono, no? I cittadini, questo non aiuta, no? A scegliere
determina anzi un alto tasso di astensionismo o di rifiuto del voto, eccetera. Questa è la prima questione. La seconda questione è che per quanto ci riguarda, noi proviamo a determinare un'alternativa all'avanzata del centrodestra, no? Perché non c'è dubbio che lì c'è una proposta politica che sarà un'ulteriore dinamizzazione dell'agenda Draghi, che se ne dica la Meloni, e lo dice ormai apertamente, applicherà l'agenda Draghi. L'agenda Draghi è un'agenda delle privatizzazioni, l'agenda della guerra, e quindi, e soprattutto vedo una penalizzazione del nostro sud dentro quello schieramento. E dall'altra parte questo da che cosa è favorito? Non perché gli altri hanno una proposta più debole. Non mi pare che ci sia una proposta né del Partito Democratico né dei suoi accoliti. Quindi io dico agli elettori: avete un'occasione straordinaria con l'Unione Popolare di ricostruire un'idea di sinistra, un'idea di popolo, un'idea di cambiamento, un'idea di riscatto del Sud. Siamo qui in una terra che è quella delle campagne, delle serre, per cui parliamo, rivendichiamo il diritto alla sovranità alimentare. Questo è un problema drammatico se noi ci vogliamo sottrarre agli interessi mafiosi che sono presenti anche in questa zona. Noi dobbiamo rivendicare questa capacità di autogoverno, di speranza, di gioia, come dire, del cambiamento, non di paura del cambiamento. Per questo noi diciamo votate Unione Popolare. Lo scenario delineato dai sondaggi, nella misura in cui ovviamente possono essere attendibili, e poi vedremo come andrà, ma proprio per il meccanismo elettorale a cui facevo riferimento, secondo cui comunque il 37% dei seggi parlamentari viene assegnato con un sistema maggioritario, e lì pare che nell'80% dei collegi uninominali vinca il centrodestra, nel 20% restante vince quello che si chiama centrosinistra, almeno questo è lo scenario che conosciamo, poi ben venga ogni sorpresa, ma insomma questo è il dato. Rispetto a questo scenario, voi state subendo la fatua del voto utile? Sì, la risposta è netta, nel senso che chiaramente, ma questo è un vecchio problema, fa parte anche delle cose di cui abbiamo discusso prima, c'è questa... appunto quest'area, no? Che viene veicolata in modo interessato. Credo però che questa volta sia meno forte. Sia meno forte per ragioni oggettive, sia meno forte perché proprio attraverso la bufala del voto utile passa la disconnessione tra problemi reali e politica, e risposte politiche. Perché quando abbiamo avuto questi partiti che adesso si chiedono il voto utile, no? Ad esempio il PD chiede il voto utile per fermare le destre, ma come puoi chiedere il voto utile dopo aver governato con Salvini e con Berlusconi fino a poche settimane fa? A questo vorrei aggiungere, in riferimento alla discussione precedente, però un ragionamento più generale. Questa è una campagna elettorale, ce lo siamo un po' dimenticati, ma stranissima, perché non ha diciamo altri paragoni con nella storia del nostro paese. È una campagna elettorale che ha visto il suo inizio a Ferragosto. Noi rivendichiamo come un grande successo l'aver raccolto decine di migliaia di firme nella settimana di Ferragosto per presentare le liste, e ci siamo riusciti in tutti i collegi. E però questo non è sicuramente qualcosa che favorisce una partecipazione democratica. Ecco, io credo che uno dei motivi forti di presenza di Unione Popolare, anche l'aver voluto la presenza di Unione Popolare da parte di tanti militanti, sia quello di costituire un punto di riferimento per la partecipazione democratica, perché se non ci fosse Unione Popolare, questo panorama politico già chiuso, no? Cioè, ad esempio, questo riferimento appunto all'agenda Draghi come qualcosa di sovradeterminato rispetto al dibattito politico, questo sarebbe assoluto. L'Unione Popolare è, come si dice, un piede nella porta che impedisce la chiusura di un quadro, è la pietra dello scandalo che dice un'altra politica è possibile, non una politica
tutta, diciamo, predeterminata dentro gli scenari prefissati dall'elite, che poi ovviamente non evita i toni cialtroneschi, esagerati, ma sono appunto sceneggiate. Poi sulle questioni fondamentali, la Meloni, pensiamo alla NATO, pensiamo alle grandi scelte di politica economica, pensiamo alle privatizzazioni, pensiamo all'attacco al reddito di cittadinanza. La Meloni, Calenda, Letta e altri sono di fatto d'accordo. E poi sì, diciamo, questo costituisce il terreno per anche futuri governi di unità nazionale, perché io credo che su questo la discussione sia molto più complicata di quella che si vuole diciamo proporre. E quanto di simile o molto vicino o perfino di coincidente con le vostre proposte politiche programmatiche ci possa essere, se c'è in parte fuori dal vostro campo politico, non so, penso a Sinistra Italiana, penso anche alle posizioni ambientaliste, penso anche nella parte in cui eventualmente lo vedete nel Movimento 5 Stelle o perfino in una parte del PD, laddove ci possa essere questa consonanza, questa compatibilità. Se le posizioni attuali di schieramento sono quelle che sono, è frutto di calcolo politico, di opportunismo da parte di chi ha fatto delle scelte diverse? Ma guarda, noi abbiamo proposto tempestivamente sia al Movimento 5 Stelle, sia a Sinistra Italiana e ai Verdi, la costruzione di uno schieramento, di una coalizione alternativa, che sarebbe stata una coalizione popolare, ambientalista, femminista, costituzionale, sociale. La vera forza, perché è chiaro che questo appuntamento, diciamo, si misura anche nella capacità di costruire punti di forza nella società, no? E poi di proiettarli nelle istituzioni. Purtroppo c'è stato un atteggiamento, come dire, non positivo, diciamo, non consensuale, né da parte dei Verdi né da parte dei 5 Stelle. Questo cosa significa? Che noi saremo una forza autoreferenziale? No, noi pensiamo che, come diceva Luca prima, i problemi staranno tutti sul tappeto dopo il 25 settembre. In parte lo sono già drammaticamente con la vicenda energetica, con il costo delle bollette, col costo con il caro vita. Primo. Secondo, vi è tutto un elemento di garanzia del reddito, dei diritti, del lavoro, dell'occupazione. Dall'altra parte c'è una richiesta di coerenza. A parte l'anno scolastico avremo una situazione fortemente deficitaria a partire già dalla disponibilità del corpo docente e dell'insieme del lavoro, no? Negli ATA, nell'amministrazione della scuola, e penso anche a tutto quello che c'è nella scuola. Quindi noi avremo già a partire dal dopo il 25 settembre una situazione che richiederà la costruzione di una coalizione. Noi quindi il problema dell'unità a questo punto si pone nella costruzione di una coalizione sociale, oltre che politica, dove debbono convergere le forze che appunto rifiutano di omologarsi a questo stato di cose, perché pensano che è possibile un altro mondo, che è doveroso lottare per un altro mondo. Bene, grazie. Allora, guardando al futuro, ma almeno per un minuto, insomma, tuffiamoci così in una operazione del se fosse accaduto che, ma solo per capire meglio il presente e magari chissà guardare al futuro. Andiamo indietro di qualche settimana, no? Quando ci fu lo scioglimento anticipato del Parlamento, improvviso, immediato, imprevedibile in quel momento, e quindi dinanzi alla scadenza ravvicinata delle elezioni. Letta, leader del Partito Democratico, veniva da tanti mesi di esercizio dialettico, campo largo, campo largo, campo largo. Ha fatto le scelte che ha fatto, ma supponiamo, ecco la domanda, che Letta o un suo clone avesse fatto una scelta diversa, quella di dire, poiché il vento è quello che è, la prospettiva è quella che questa destra, mai così destra come nel centrodestra del passato, è molto avvantaggiata e potrebbe vincere ed è in gran parte estranea alla nostra Costituzione, io dico a tutti, senza distinzione, a tutti quelli che non si riconoscono in questa destra, che la vogliono avversare e che sono alternativi a questa destra, di far parte
di un'unica alleanza elettorale per eleggere il Parlamento, non per fare un programma di governo. E quindi tutti, da Unione Popolare, visto che appunto c'era, a chiunque altro avesse autodichiarato questo sentire, non sarebbe stato detto di no ad una condizione, che nessuno avesse potuto porre veti, limiti e paletti ad altri, ma per eleggere il Parlamento e per non bruciare quote di rappresentanza, non perché si facesse un pasticcione, ciascuno con il suo programma e la sua identità, che poi avrebbe avuto il peso che gli elettori gli avrebbero dato in Parlamento, e solo dopo, e in Parlamento, semmai ci fossero state le condizioni, si faceva con chi era possibile un programma di governo. Semmai fosse accaduta questa cosa, che non è accaduta, ma Unione Popolare, per esempio, cosa avrebbe risposto? Questa cosa non è accaduta e si poteva fare in una maniera più semplice e più lineare. Il PD avrebbe avuto tutto l'interesse, persino di partito, oltre che un interesse democratico generale, a proporre, soprattutto dopo il referendum del taglio parlamentare, una legge proporzionale. Con una legge proporzionale sarebbe accaduto quello che appunto prefigura lei. Si va tutti davanti ai programmi, i programmi in modo molto più limpido e molto più sereno e molto più facile arrivano ai cittadini, i cittadini li votano, danno un peso a questi programmi e poi questi programmi si possono confrontare in Parlamento. Il PD non è riuscito, non ha voluto fondamentalmente. Ma è una scelta suicida però. È una scelta assolutamente suicida se pensiamo al PD come partito che ha una sua ipotesi politica che non è la nostra, ma comunque è un'ipotesi politica autonoma. Se invece pensiamo al PD come partito sistema, come il partito che vince o perde le elezioni, ma alla fine governa sempre, non lo dico io, lo dice Gianni Cuperlo, allora forse è meno, diciamo, incomprensibile la scelta. Perché secondo me il PD sta diventando questo, non solo un partito moderato, cioè che ha scelte moderate, ma un partito sistemico, un partito che è, diciamo, in qualche modo riferimento delle classi dirigenti per le varie operazioni politiche, le più diverse, e infatti si è prestata alle operazioni politiche le più diverse, che si possono proporre e che le classi dirigenti nazionali, ma soprattutto internazionali, ritengono opportune. Io credo che c'è un piccolo particolare, che nessuno nota ovviamente perché non è fra le cose che interessano, diciamo, il mainstream, ma quando per più volte e per più esponenti i segretari del PD vengono candidati a essere segretari generali della NATO, questo dà l'idea, diciamo, una cosa ovviamente impensabile anche in un passato non troppo lontano, questo dà l'idea appunto di un partito che più che essere un'ipotesi politica, poi ripeto che poi si può discutere, ma è appunto un partito di sistema, un partito del governo, diciamo, che si identifica col governo. Io credo che questo sia uno degli elementi di lettura. Un partito così ovviamente non poteva fare, diciamo, la proposta che lei prefigurava, e non poteva fare neanche delle proposte, diciamo, alternative, diciamo, di pura agibilità democratica, così come un partito di questo genere, per quanto riguarda qualcosa che riguarda direttamente le regioni mediterraneali, incredibilmente è fra i promotori di una proposta gravissima come l'autonomia differenziata, che sicuramente non sta, diciamo, nella storia del movimento progressista, non diciamo della sinistra, del movimento progressista italiano. Bene, allora siamo in conclusione, vediamo se magari nell'ultimo intervento riusciamo a toccare brevissimamente due aspetti. Allora, nell'Italia di oggi, del settembre 2022, che il 26 settembre scoprirà di avere quale 19esimo Parlamento, quello che sarà, rispetto a tutte le problematiche gravissime, anche storiche, sì, di lunga prospettiva, che abbiamo accennato, no? Dalla crescita delle disuguaglianze, alla crisi della sinistra, al disagio sociale, a tutte le ingiustizie in tutte le forme. Rispetto a questo però la storia recentissima, tra la guerra, tra la crisi energetica, l'inflazione che aumenta, prima c'era stata la pandemia, cioè pone anche un'agenda ancora più urgente di problemi, e che dovrà avere un certo approccio dal Parlamento che sarà. Lì voi come definite la proposta che sia lo specchio della vostra specifica identità? Ma sicuramente la nostra agenda politica sarà, come dicevo prima, quella sociale,
del mantenimento e dell'espansione dei diritti, quindi dando una lotta senza quartiere al precariato, alla precarizzazione dell'esistenza a partire dai giovani, una difesa delle conquiste che ci sono state, penso ai diritti delle donne, all'autodeterminazione, oggi si mette in discussione anche il diritto a, no, all'aborto, inteso come scelta consapevole, no, da parte del movimento, cosa di cui nessuno sta parlando se non con accenni delle destre a questa cosa di rimettere in discussione anche questi diritti. E la terza questione è quella di come dire, esercitare una partecipazione politica che mette in campo un movimento della società contro l'establishment. L'establishment si chiude, Combindustria, i poteri forti, i poteri internazionali, la NATO, la Comunità Europea. Dobbiamo contrapporre una forza del popolo organizzato, quindi significa delle vertenze sindacali, della CGIL, di settore della CGIL, del sindacalismo di base, per riaffermare una centralità dei diritti e del ruolo del pubblico, perché il passaggio al primato del mercato ha devastato la società, l'ha resa più cattiva, l'ha resa, ha degradato la qualità della vita. Noi ci poniamo come i promotori di un modello di civiltà fondato sui diritti, sulla democrazia, sui diritti del lavoro e della Costituzione. Bene, brevemente, Cangelli. Da questo tre cose, no alla guerra, no alla guerra, no alla guerra, perché la guerra è innanzitutto un pericolo molto più vicino che nel passato. Da questo punto di vista le parole del Papa secondo me sono un punto di riferimento, ma la guerra, la preparazione alla guerra già oggi sta massacrando le spese sociali, sta peggiorando le condizioni di vita, con l'assurdità delle sanzioni sta precostituendo delle condizioni economiche tragiche per i prossimi mesi. Bene, allora in meno di un minuto c'è tempo anche per la seconda delle questioni che volevo porre. La Sicilia come guarda queste elezioni? Cosa sta osservando, come sta partecipando, com'è in campo? E anche voi, quali candidati comunque di questa parte, diciamo, del territorio nazionale, ecco, dalla Sicilia, quali temi in più vorreste aggiungere nella vostra proposta politica? Ma noi intanto, per tutta una serie di motivi che in un minuto non possono dirsi, non siamo presenti alla competizione elettorale siciliana. Ma io parlo sempre per il Parlamento. Sì. Ah, io penso, no. Io penso come rappresentanza del territorio nelle questioni ovviamente che attengono al Parlamento italiano. Ma io penso che bisogna proporre un modello economico fondato sulla valorizzazione delle nostre risorse naturali, ambientali, della nostra vocazione agricola. Questo è fondamentale perché ci stiamo trasformando in una piattaforma commerciale, quindi perdendo anche la nostra sovranità alimentare. Due, perché viene avanti un modello condiviso di grandi opere come il ponte sullo stretto, che è inutile di fronte invece alla necessità di una mobilità che favorisca il movimento delle merci e delle persone rispetto a una situazione degradata. Terzo, un rilancio, un potenziamento del ruolo della scuola, della formazione, dell'università, perché attraverso questa centralità di queste istituzioni non solo si crea il nuovo lavoro qualificato, ma addirittura si immette nell'economia reale quell'innovazione che invece noi stiamo importando da fuori e spesso con effetti negativi. Bene, allora il programma di Unione Popolare mi pare si chiami L'Italia di cui abbiamo bisogno, 15 pagine, 120 proposte. Vogliamo capire qual è, di cosa ha bisogno la Sicilia dentro l'Italia, che ha bisogno di fare cosa per vivere meglio, cioè, secondo la vostra visione? Una rinnovata lotta alla mafia, in particolare per quanto riguarda le infiltrazioni nell'economia, acqua, scuola, una nuova industrializzazione, sostenendo le iniziative che già ci sono, ma ampliandola, un piano energetico importante, in particolare per le energie alternative, e poi soprattutto, visto il luogo in cui siamo, la pace. Bene, grazie a Domenico
capolista della Camera nel collegio plurinominale di Ragusa e Siracusa per l'elezione della Camera dei Deputati, Domenico Cosentino. Ho sorvolato sul cognome, insomma, perché ormai avevamo dialogato ampiamente, no? Ho anche precisato un po' in premessa che in effetti è presente in due collegi, in uno come capolista e in uno come secondo, e grazie a Luca Cangemi, che invece è il candidato, sembra nel collegio plurinominale, ma per il Senato e quindi dell'intera Sicilia orientale, perché lì i collegi sono molto ampi. Bene, grazie a voi. A loro, grazie a quanti ci hanno seguito, perché stiamo cercando di avvicinarci al 25 settembre con momenti di informazione, di confronto, che possono ovviamente avere dal nostro punto di vista il fine importantissimo del rendere il voto di tutti quanto più consapevole, libero e informato. Grazie, prossimo appuntamento con speciale elezioni.